siamo qui in questa bellissima villa, Villa Faravelli, per un primo evento, una prima rassegna di questo spettacolo, voilà la Belle Époque. Primo evento perché in occasione appunto dell'8 marzo, ma in particolare di tutto il mese di marzo, noi desideriamo dare il via a questa rassegna di questo spettacolo che ripercorre la bellissima epoca della Belle Époque, da cui parte l'emancipazione femminile. È proprio per ricordare meravigliose donne, proprio per ricordare un'epoca affascinante in cui iniziano le conquiste al femminile. Sarà la prima rassegna perché vorremmo portare questo spettacolo un po' in tutta la Liguria. Desideravo però che partisse dalla mia città, partisse dalla provincia di Imperia, partisse da Imperia, la prima rassegna che continuerà poi il prossimo 31 marzo a Finalborgo e poi lì altre date. Oggi è una giornata, un pomeriggio che inizierà tutto questo, giornata voluta non solo dall'ufficio di parità della provincia di Imperia e della regione Liguria, ma anche dalla ditta Fratelli Carli e dalla ditta Alberti. Io ho curato i testi di questo spettacolo dedicato alla Belle Époque. Siamo ovviamente in un palcoscenico privilegiato, rivivremo questo momento magico che è stato la Belle Époque. Io ho cercato di mettere sicuramente in evidenza la frenesia, l'entusiasmo di quest'epoca scatenata, ma anche il grande progresso che ha rappresentato la Belle Époque, perché ovviamente in campo scientifico, in campo culturale, in campo tecnico, la Belle Époque ha rappresentato tanto, ma è stato una chimera effimera, perché purtroppo con un colpo di pistola a Sarajevo nel 1914 questo miraggio è finito e il mondo si è ritrovato nella Grande Guerra. Metteremo in risalto anche le donne che hanno avuto un grande ruolo durante la Belle Époque, quindi sfioreremo le figure più significative, a partire da Matari e la Belle Otero, che tutti ricordiamo sicuramente, ma anche Marie Curie, che è stata una grande scienziata, o la regina Margherita, perché non dimentichiamo che la regina Margherita ha portato la cultura, ha portato la musica nei salotti e ha portato un'Italia bella. Suoneremo questa sera qui alla Villa Faravelli con questo programma dedicato alla Belle Époque, con il soprano Angelica Cirillo, la voce narrante di Raffaella Ranise e io sono Cinzia Bartoli al pianoforte. Inizierò io con un piccolo cancan, uno dei brani più famosi della Belle Époque, e a seguire tutti gli altri brani saranno in duo con il soprano Angelica Cirillo, cominciando con la famosa Vucchella su testi di D'Annunzio, un lead molto famoso di Francesco Paolo Tosti, per proseguire poi con la famosissima Un bel di vedremo di Giacomo Puccini. E tutti i brani verranno intercalati appunto dalla voce narrante di Raffaella Ranise, che ripercorrerà le vicende di tutte le donne importanti più famose del periodo della Belle Époque. Celebre cancan dall'Orfeo all'Inferno di Offenbach, abbiamo ascoltato il maestro Cinzia Bartoli. Sono stati sufficienti pochi minuti per rivivere l'atmosfera della Belle Époque e provare la stessa ruggente euforia. Pare di vedere i Café Chantant, la gioia di vivere e l'irriverente follia di quegli attimi che non possono aspettare.
A Parigi, ogni sera, i locali pullulavano di musica e balli scatenati. Il Moulin Rouge aprì i battenti a fine 800. Le mosse impertinenti delle ballerine fecero il giro del mondo e con le gambe in mostra facevano sognare per la loro seducente sensualità. La Belle Époque è stata la più affascinante delle illusioni, una chimera che in appena 20 anni ha travolto il mondo come un ciclone, una giostra che girava a ritmi mai visti per svanire, così come era arrivata sulla scia dell'Oriente Express. L'Europa brillava di benessere, progresso tecnico, industriale, nuova e crescente ricchezza. L'Esposizione Universale di Parigi del 1900 è l'esempio più fulgido e splendente. Quello stesso 14 aprile, uomini e donne, vestite con eleganza, inaugurarono un nuovo mezzo, il metrò, perché le distanze dovevano essere percorse in fretta e le persone volevano assaporare la velocità, vedere, toccare, respirare quell'aria nuova e girare tra le mille luci che illuminavano a giorno le città. Improvvisamente tutto sembrava possibile, o meglio, nulla sembrava impossibile. Le donne ordinavano i vestiti a Parigi, gli uomini a Londra, per partecipare alle feste suntuose che si protraevano fino all'alba. Scomparvero i colletti alti, lo strascico, il busto, e l'abbigliamento femminile acquistò l'inconfondibile linea scivolata, fasciante e raffinata. Nelle serate, nei balli, gli abiti delle donne lasciavano intravedere la linea. Le braccia erano nude e il collo adornato di fili di perle. Paillette e perline brillavano sotto le luci e si muovevano al ritmo della musica. Tra il 1900 e il 1914 uomini e donne videro le prime automobili, i dirigibili attraversare i cieli, i grandi transatlantici solcare gli oceani, ed era sufficiente un clic per avere le case illuminate. Nel 1903 i fratelli Wright riuscirono a far volare un apparecchio. Quel volo di appena 300 metri avrebbe cambiato il mondo. Nel 1909 l'industriale Henry Ford mandò in produzione la prima automobile utilitaria, rivolta alla piccola e media borghesia. Era il modello T, magica scatola a quattro ruote, che divenne ben presto il nuovo miraggio al quale tutti volevano tendere. Che emozione essere trasportati su quelle magiche carrozze a motore. Guglielmo Marconi aprì la strada alle comunicazioni senza fili. Planck scoprì la meccanica quantistica e Einstein capì un nuovo modo di intendere lo spazio e il tempo. Sembrava che nulla potesse sfuggire all'uomo. Non vi era scoperta che non si potesse fare, innovazione che non si potesse trovare, malattia che non si potesse sconfiggere, mentre il cinematografo, la macchina capace di creare immagini in movimento, proiettava illusioni mai viste. Negli Stati Uniti aprirono i primi grandi magazzini, dove tutti, o meglio, quasi tutti, potevano comprare a prezzi ragionevoli, attratti dalla pubblicità. Ovunque le donne iniziarono a muoversi per rivendicare i propri diritti, sulla scia delle suffragette. Quelle coraggiose donne capirono che unite si poteva ottenere di più. Le industrie producevano a ritmi serrati, ma non tutti beneficiavano del lusso. Gli operai lavoravano fino a 65 ore la settimana e il loro sguardo al futuro era ben diverso da quello della ristretta e privilegiata classe emergente. Nel 1912 l'eleganza e il sogno arrivarono all'apice. Venne inaugurato il Titanic. Era chiamato l'inaffondabile. Un marinaio, osservando quel prodigio della tecnica, esclamò: «Nemmeno la mano di Dio può affondare il Titanic». E invece, quella fiducia incondizionata verso l'uomo si infranse contro un iceberg. Il 10 aprile 1912 tutto era pronto per il varo più famoso della storia. Il comandante Smith si apprestava a intraprendere l'ultimo viaggio, poi sarebbe andato in pensione. Il 14 aprile era una notte fredda e senza luna, e il mare era calmo in modo innaturale, irreale. Poi, alle 23.40, le vedette lanciarono l'allarme. Iceberg a prua! Iceberg a prua! Non c'era più nulla da fare.
A mezzanotte 25 iniziò il terrore e la corsa alle poche, pochissime scialuppe. Su 2200 persone a bordo se ne salvarono solo 705. In fondo la Belle Époque aveva iniziato a infrangersi quella notte. Quel mondo dalle mille luci nascondeva limiti e fragilità che non tardarono a venire in superficie e la pace, che tutti davano per scontata, svanì, portata via da venti di guerra. La Belle Époque finì con un colpo di pistola a Sarajevo, quando uno studente sparò a bruciapelo a Francesco Ferdinando, erede al trono degli Asburgo. In breve, quel suono sordo offuscò la luce e trascinò il mondo nella Grande Guerra, dove milioni di soldati in trincea piansero per la paura del non ritorno e per quel progresso prima tanto amato, ora protagonista di armi, distruzione e morte. Le maschere antigas erano la mano risvolto di quella fiducia, mentre gli aerei, quegli strani uccelli d'acciaio, lanciavano ogni giorno ordigni mortali dal cielo. Desiderava che la monarchia brillasse, al pari delle altre sfolgoranti case regnanti europee. Anche gli italiani sognavano una giovane sovrana. Margherita di Savoia è stata la nostra prima regina. Forse per questo è stata tanto amata. È stata ancora più amata del marito, re Umberto. E in questo spicchio di fine Ottocento ha unito la nazione come solo le donne sanno fare. È il volto femminile della giovane Italia. È bella, elegante, brillante. Svolge in modo impeccabile ogni ruolo che le venga assegnato e riesce sempre a compiere l'azione giusta al momento giusto. «Margherita, vuoi essere mia moglie?» le domandò un giorno il cugino Alberto. «Sai quanto sono orgogliosa di essere una Savoia e lo sarò ancora di più quando sarò tua moglie», rispose candidamente Margherita. Lei non lo avrebbe mai deluso. Lui era già innamorato della bella Bolognina. Il 22 aprile 1868 Margherita andò all'altare con l'abito bianco ricamato in argento, il corpetto scollato, le maniche corte, stretto in vita da un'alta fascia finemente lavorata. Dalle spalle scendeva il mantello lungo quasi 4 metri. Sui capelli biondi una rosa con due diamanti. Al collo la superba collana di perle appartenuta alla suocera Maria Adelaide. Quando la giovane coppia reale fece ingresso al Quirinale, una pioggia incessante accompagnava il passaggio della carrozza. Lei aveva 20 anni e fece la cosa giusta ordinando di scoprire la carrozza. Impavida, sotto la pioggia, conquistò i romani. Divenne l'anima della vita di società. Apriva le danze, partecipava alle corse, sempre con l'elegante cappello piumato e le preziose collane di perle. Si narra che re Umberto le facesse dono di un filo di perle per chiederle perdono di ogni tradimento. I fili arrivarono a 16. O così ci risulta. I ricevimenti per lei erano politica e immagine sfolgorante dei Savoia, che doveva essere al pari delle grandi corti europee. Il mondo doveva conoscere la nuova Italia, l'Italia umbertina. Carducci l'aveva vista passare fulgida e bionda. Lui, che era un irriducibile repubblicano, rimase folgorato dal suo fascino e le dedicò la celebre ode alla regina d'Italia. Margherita faceva tendenza e creò il Made in Italy. Provò l'ebbrezza della guida, l'emozione di scalare il Monte Rosa e i napoletani le dedicarono la pizza. Al Quirinale diede vita agli incontri culturali del giovedì. Prendeva lezioni di musica dal maestro Tosti e scoprì un giovane compositore decidendo di pagargli gli studi. Aveva ragione e noi dobbiamo esserle grate anche di questo. Il giovane si chiamava Giacomo Puccini. Quando re Umberto venne ucciso a Monza con 3 colpi di pistola il 29 luglio 1900, Margherita pianse il sovrano e il marito che aveva amato. Disse: eri tanto buono, non facevi male a nessuno e ti hanno ucciso. Lo vegliò da sola tutta la notte, ma al mattino lasciò il posto alla bella Bolognina. Anche in questo fatto aveva saputo fare la cosa giusta, quella che non tutti avrebbero fatto. Si ritirò al ruolo di regina madre, senza mai interferire nella vita del giovane figlio Vittorio Emanuele III e della moglie Elena, figlia del re di Montenegro. Elena
aveva incontrato il futuro re d'Italia a Venezia in occasione dell'esposizione internazionale d'arte e fu amore vero. Aveva gli occhi scuri, profondi, era alto 1,80 m, lui solo 1,53 m. Avrebbe regalato all'Italia principi alti e robusti. Gli italiani amarono anche lei. Era colta, sensibile e mai avrebbe urtato il marito. Sapeva stargli accanto sempre un passo indietro. La regina Margherita morì a Bordighera, la cittadina che tanto amava, il 4 gennaio 1926, e il feretro venne accompagnato da una folla che si perdeva a vista d'occhio per dare addio alla nostra sola regina italiana. Dico solo ancora una cosa, visto che siamo a casa nostra e siamo in Imperia. Pare che la regina della regina Margherita contrasse questa polmonite che le fu fatale nel Duomo di Porto, perché sappiamo che a gennaio il Duomo è molto freddo e Margherita si ammalò. E allora gli onegliesi dissero: i portorini l'hanno ammassato anche a regina. Come Matari. Il suo fascino esotico mandò in delirio persino i sovrani dell'epoca e morì come la più conosciuta spia della storia. Era nata in Olanda, ma il desiderio di evasione e avventura la portò giovanissima a rispondere all'annuncio di un ufficiale in cerca di moglie. I due si sposarono e andarono a vivere in Estremo Oriente, dove quel mondo così diverso plasmò la sua personalità. Quando la coppia fece ritorno in Europa, il matrimonio naufragò e lei si trasferì a Parigi in cerca di fortuna. Le movenze sensuali e il gusto dell'Oriente erano rimasti cuciti addosso alla bella Margherita, erano parte di lei e fu naturale iniziare ad esibirsi. Il 13 marzo del 1905 mandò in estasi il pubblico parigino al Musée Guimet e nacque Matari. In malese il nome significa occhi del mattino e servì ad alimentare la sua stessa leggenda. Avida di fama e successo, nei momenti di massimo fulgore arrivò persino a esibirsi alla Scala di Milano e nei maggiori teatri europei. I capelli lunghissimi e corvini, le labbra carnose lasciavano spazio a sogni proibiti. Le piaceva vivere nel lusso e regalarsi ogni capriccio. Ma quando la guerra oscurò la Belle Époque, Matari cercò di far sopravvivere il suo mito tra i tanti amanti, sempre ricchi e potenti. Si dice che l'unico vero amore sia stato un giovane russo, Vladimir, di 20 anni più giovane. Un giorno un ufficiale tedesco le chiese di fornire informazioni sulla Francia. Lei accettò, dicendo: lo farò una volta soltanto. E invece quel gioco troppo grande per lei continuò. Forse non sapeva come uscirne. Forse si credeva più forte del nemico, ma non fu così. Non era un gioco e la sua provocazione innescò un meccanismo che la travolse. Pensava erroneamente di continuare a tenere accese le luci della ribalta,
ma non sapeva fare la spia, lasciava troppe tracce e commetteva molti errori. Ogni suo movimento era costantemente sotto controllo, perché ormai lei era l'agente H21. Per poter incontrare il suo Vladimir, accettò di lavorare per la Francia e di fare controspionaggio, ma i francesi non erano più disposti a credere in lei. In Francia venne incarcerata e processata perché era una spia al servizio dei tedeschi. Stanca, triste, delusa, arrivò all'esecuzione il 15 ottobre 1917 con l'accusa di alto tradimento. Indossava un kimono di seta e sopra un mantello di velluto nero con il bordo di pelliccia. I magnifici capelli corvini erano raccolti. Si racconta che rifiutò di bendare gli occhi, preferendo guardare in viso i suoi cecchini, per poter mandare loro un ultimo, languido bacio prima dell'esecuzione. Poi si accasciò a terra, colpita al cuore. Dall'unico colpo andato a segno, gli altri, volutamente, non la sfiorarono. E allora le luci della ribalta si spensero per sempre. Chi era la donna più desiderata della Belle Époque? Il suo nome era Agostina del Carmen Otero Iglesias. Il destino le riservò un'infanzia triste e dolorosa, ma le permise di essere ricordata come una stella. A 10 anni lavorava già come domestica. A 14 decise di scappare insieme a un compagno di danza. Che carattere! Era esuberante, ribelle, vivace. Iniziò a lavorare come ballerina, ma il suo giovane amore Paco si stancò presto di lei. Fu una delusione bruciante, ma reagì, decisa ad andare avanti. Sapeva già di essere la bella Otero. A Barcellona incontrò un uomo che capì le sue potenzialità e la portò con sé a Marsiglia, e da lì la carriera fu inarrestabile. Il suo fascino gitano approdò alle Folies Bergères e Parigi la consacrò regina. Sulle pagine delle Figaro un giornalista in estasi scrisse: Caroline Otero è alta, bruna, serpentina, alla carnagione dorata da un raggio di sole, occhi fiammeggianti, bocca gustosa. Fu la donna più desiderata della Belle Époque e si mormorava che nessuno fosse in grado di tenere lo sguardo fisso su di lei senza provare un capogiro. Le sue movenze arrivarono nei teatri d'Europa e fece cadere ai suoi piedi tutti i sovrani del tempo: Alberto I di Monaco, Edoardo del Regno Unito, Leopoldo del Belgio, il Kaiser Guglielmo e lo Scià di Persia. Gabriele D'Annunzio la definì la beltà vivente. Nelle sue memorie la bella Otero scrisse come durante una tournée in Russia il giovane Granduca Nicola si fosse perdutamente innamorato di lei a tal punto da farla rinchiudere in una stanza, ma lei riuscì a fuggire da una finestra. Uomini tentarono il suicidio, altri donarono immense fortune. Ricevette in regalo persino una collana di diamanti appartenuta a Maria Antonietta. Quando si ritirò dalle scene era ricchissima e comprò una villa da sogno a Monte Carlo, ma l'ossessione del gioco la portò alla rovina. In Costa Azzurra qualcuno la ricorda ancora. Chi tra i tavoli da gioco? Chi a girarsi sola tra le vie del Principato? Sempre più curva e fragile. I primi tempi indossava abiti eleganti, ma via via ogni lusso si allontanò dalla sua vita. Si ritirò in un appartamento a Nizza, irriconoscibile ombra di se stessa. Quando morì, a 96 anni, non aveva più nulla, se non le fotografie dei tempi d'oro e i fili di perle che indossò fino alla fine. Le meglio stesse
La bellezza, lo charme, ma la Belle Époque ha rappresentato molto di più. Ha aperto alle donne la strada verso l'affermazione in campo scientifico. Maria nacque a Varsavia nel 1867, nella Polonia umiliata e sfruttata dalla dominazione della Russia zarista, dove già dai primi anni di scuola si cercava di cancellare la tradizione e la forza del popolo polacco. Era figlia di due insegnanti, persone colte e intelligenti, che nonostante le difficoltà riuscirono a instillare nei cinque figli il desiderio di studiare e di essere indipendenti. Tra tutti Maria era particolarmente brillante e precoce, ma a Varsavia l'università non era aperta alle donne e le lezioni nei ferventi circoli privati non erano riconosciute. Maria e la sorella Bronia fecero un patto. Si sarebbero entrambi laureati in Francia. La prima a partire fu la maggiore e Maria andò a lavorare per 6 anni presso una famiglia per mantenere gli studi della sorella, fino a quando, nel 1891, riuscì a raggiungerla e iscriversi alla Sorbona, laureandosi in fisica e matematica già nel 1893. L'anno successivo incontrò un professore già affermato e stimato, Pierre Curie. Maria e Pierre divisero la vita in una speciale alchimia che rendeva il loro sodalizio unico. Nel 1898 i coniugi Curie diedero l'annuncio della scoperta di un nuovo elemento che battezzarono Polonio, in onore della terra mai dimenticata di Marie. Alcuni anni dopo individuarono anche il radio, aprendo la strada alla radioattività come parte fondamentale della ricerca medica. Nel 1903 Marie e Pierre, insieme a Henri Becquerel, vinsero il premio Nobel. Furono anni eccezionali, coronati dalla nascita delle due figlie, Irène e Denise, ma purtroppo Pierre morì nel 1906 in un incidente, investito brutalmente da una carrozza mentre stava attraversando la strada. Marie si ritrovò sola, con le due bambine da crescere e la paura di non avere la forza di reagire. Ma l'amore per le figlie e il lavoro la portarono ad accettare la cattedra che era stata di Pierre alla Sorbona, divenendo la prima donna professore ordinario all'università. Non tutti però furono entusiasti di quel traguardo, perché quella scienziata polacca stava acquisendo troppo prestigio. Nel 1910 venne respinta la sua candidatura all'Accademia delle Scienze e nel 1911, ben pensanti, criticarono con asprezza la sua presunta relazione amorosa con il collega sposato Paul Langevin. Fu costretta a lasciare la Francia. Ma la vittoria del secondo premio Nobel, questa volta interamente da sola, la convinse a non fermare la sua corsa e a gettarsi con energia sempre crescente nella ricerca e nell'aiuto al prossimo. Durante la Prima Guerra Mondiale attraversò i campi dei feriti con la prima unità radiologica ambulante. Marie Curie morì nel 1934 per un'anemia aplastica causata dal continuo lavoro a contatto con la radioattività. Oggi i suoi scritti, persino i ricettari di cucina, sono conservati in apposite scatole piombate perché ritenuti altamente pericolosi. Non feci in tempo a vedere la figlia Irène vincere il premio Nobel, passata alla storia non solo
per la fama dei genitori, ma per i traguardi da lei stessa apportati alla scienza, assieme al marito Frédéric Joliot. Oggi le spoglie di Marie riposano tra i grandi di Francia, al Pantheon di Parigi, e il mondo si inchina di fronte a questa donna insignita di 2 premi Nobel e al suo grande insegnamento. D'accordo con me, Pierre Curie rinunciò a trarre profitto materiale dalla sua scoperta. Noi non prendemmo alcun brevetto e pubblicammo senza riserva alcuna i risultati delle nostre ricerche. La Belle Époque portò le donne a entrare con forza nel campo della scienza, ma se Marie Curie ebbe la possibilità di firmare le proprie scoperte, molte altre lavorarono nell'ombra, nei laboratori, nei centri di ricerca, e solo ultimamente viene attribuito loro il giusto riconoscimento. In Italia, Maria Montessori dischiuse una strada nuova. Fu il terzo medico donna in Italia, neuropsichiatra infantile, pedagogista innovativa e geniale. Credeva in un modo diverso di educare e insegnare, ma rifiutava il termine metodo, preferendo rispetto della crescita di ogni bambino, affinché un giorno potesse diventare un adulto in armonia con se stesso e con il mondo. Fondò la sua prima casa dei bambini nel 1907 e i suoi studi destarono interesse in tutto il mondo. Negli Stati Uniti venne definita la donna più interessante d'Europa. Tenace, determinata, continuò il suo insegnamento in Spagna, in Inghilterra e in Olanda, perché inevitabile fu la rottura con l'Italia mussoliniana. Nonostante sia stata osteggiata, contestata, allontanata, il suo insegnamento persiste, come monito, nella speranza di aprire la mente degli adulti di domani. È sepolta nei Paesi Bassi e sulla sua tomba si legge: «Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo». Oh.
Chekhov la vide a San Pietroburgo e disse: «Non conosco l'italiano, ma ella ha recitato così bene che mi sembra di comprendere ogni parola». Lei non recitava, lei era. Eleonora Duse nacque da una famiglia di attori, dove il teatro era la vita e la vita era il teatro. Debuttò a soli 5 anni. A 15 arrivò al successo, interpretando Giulietta all'Arena di Verona. Era minuta, ma aveva un carattere forte ed era già diva. Quando Tebaldo Checchi le chiese di divenire sua moglie, accettò. Ma quel matrimonio era destinato a durare poco, anche se le aveva regalato la figlia Enrichetta. Per lei esisteva solo il teatro. La presenza scenica e l'intensità emotiva erano tali che non aveva bisogno di grandi movenze per incantare il pubblico. Era diversa da tutte le altre. Usava con maestria i silenzi, le pause, pochi essenziali gesti. Fu la prima vera diva. Greta Garbo e Marlene Dietrich arrivarono dopo. Sembrava che nulla potesse turbare il suo carattere, fino a quando non incontrò Gabriele D'Annunzio. La divina aveva 38 anni, lui 33. I salotti e il bel mondo non facevano che parlare di loro, la divina e il poeta. Lei lo chiamava figlio, lui consolazione. La travolse come un ciclone, le scavò l'anima e nulla fu come prima. Lei si donò con tutto l'amore e la passione di cui era capace. Ieri mattina ci siamo detti buongiorno così bene, vi ricordate? Io forse saprò dirvi buongiorno ogni giorno. Non fu così, perché a quell'amore senza riserve il poeta rispose con continui tradimenti, anche professionali. D'Annunzio dichiarava di preferire la rivale Sara Bernard, l'altra divina, e le tolse persino il ruolo della protagonista nella Figlia di Iorio, affidandolo a Irma Grammatica. Scrisse Il fuoco, dove erano chiari i riferimenti al loro rapporto più intimo, e per Eleonora Duse fu ancora dolore. Non si arrese e continuò a recitare, ma la solitudine era ormai una morsa che non le lasciava respiro. Nell'ultima lettera scrisse alla figlia Enrichetta: «Sono così stanca che tutto è fatica». La divina morì a 65 anni per una polmonite mentre era in tournée, perché la sua vita era stata sempre, fino all'ultimo, teatro. Le stelle si spengono così. Quando morì, il poeta, dilaniato dal rimorso, posò delicatamente sul suo corpo un velo, come se stesse dormendo e non volesse interrompere quel sonno. Scrisse: «Quello che il mio cuore chiamava il sole, ora vive dove io respiro». E soprattutto pronunciò la celebre frase: «È morta quella che non meritai». E poi in Italia c'era la donna più bella del mondo. D'Annunzio, sempre lui, la conosceva bene. La definì la massima testimonianza di Venere in terra. Non ebbe un'infanzia felice. Fu ben presto una piccola fioraia, piegatrice di giornali, apprendista sarta. Aveva tanti sogni la splendida Natalina, questo era il suo nome, e le piaceva cantare e la sua voce era bellissima. Un maestro di musica che abitava nelle vicinanze rimase incantato da quella voce e propose alla madre di impartirle lezioni di musica gratuitamente. Il suo nome era Arrigo Moffetta e a 15 anni la fece debuttare a Roma, in un piccolo teatro a Piazza Navona. In breve, quella ragazzina dai lineamenti perfetti, dagli occhi e capelli corvini, divenne Lina Cavalieri, la più ammirata delle chanteuse. Già, i Café Chantant. La Belle Époque pullulava di eleganti, suggestivi locali e lei era richiesta, prima a Roma, a Napoli, poi a Parigi, Londra, a Vienna.
fu il trampolino di lancio di una carriera costellata di successi nei maggiori teatri europei, culminati con il debutto al Teatro San Carlo di Napoli nella Bohème di Giacomo Puccini. Al Metropolitan di New York aveva lasciato la platea sbalordita per quell'indimenticabile, lungo e appassionato bacio a Enrico Caruso nella Fedora di Giordano, che le procurò l'appellativo di kissing prima donna. Gli uomini facevano pazzie e la sua vita sembrava un romanzo. Aveva un carattere forte e temerario. Arrivò persino a sfidare a duello un'attrice rivale. Vestita da uomo, la umiliò, ferendola lievemente nel fisico, ma in modo indelebile nell'orgoglio. Lina ebbe diversi mariti e molti amanti, ma ogni volta fuggiva alla richiesta di lasciare le scene. Un duca siciliano le fece da autista, pur di poterle stare accanto, almeno nei tragitti in auto. Si arrese solo quando si rese conto che il suo amore non sarebbe mai stato ricambiato. Fu una vera diva e la sua vita a tratti divenne leggenda. Si scoprì che aveva avuto un figlio giovanissima da quel primo maestro di canto che si era approfittato di lei. Liquidò quell'uomo con una somma di denaro purché non facesse più parte della sua vita, mentre il figlio Alessandro rimase con lei fino alla fine. Il 6 marzo del 1944 una bomba cadde sulla sua villa a Firenze e la donna più bella del mondo morì sotto le macerie. La voce laconica emessa alla radio annunciò: milioni di persone hanno sospirato, riconoscendo nella fine di una leggenda un congedo dalla propria stessa giovinezza. Oh.
Lei che ha svestito e rivestito la donna di sublime eleganza. Pare ancora di vedere quello sguardo pungente, gli occhi neri come la pece, piccoli indagatori che scrutavano il mondo per coglierne l'essenza. Gabrielle Bonheur Chanel nacque da una famiglia semplice nel sud della Francia e già da bambina vide il lato triste della vita, con quegli stessi occhi neri che avrebbero conosciuto la gloria. Quando la madre morì, il padre decise di portare le tre figlie nel collegio di suore del Sacro Cuore. Si dice che il rigore delle vesti, il bianco dei colletti rigidi, il nero degli abiti delle monache, colpirono l'astro creativo della futura regina della moda. Appena giunta alla maggiore età, trovò lavoro in una piccola sartoria Moulin e la sera cantava con voce malferma in un piccolo locale. Si racconta, ma non ci sono conferme, che il nome Coco sia nato proprio in quegli anni dal nome di una canzone che cantava. Quella vita non faceva per lei, lei sognava altro. Il primo amore fu Etienne de Balsan, un giovane elegante, figlio di imprenditori nel settore tessile, che la portò a vivere nel suo castello. Il ruolo di mantenuta non era per lei. Voleva essere indipendente e guadagnare. Etienne acconsentì ad aprirle il primo negozio di cappelli, già diversi, rivoluzionari, innovativi e geniali. In un'epoca in cui le donne indossavano ancora piume e voluminosi copricapo, lanciò essenziali capelli a cloche. In quegli anni Coco Chanel incontrò l'uomo della sua vita, il suo unico grande amore, Arthur Cappel, un giovane industriale americano, per tutti boy. Per la prima volta Coco Chanel si sentiva capita nel suo desiderio di arrivare, era indipendente, forte, capace. Boy l'aiutò ad aprire il primo negozio a Parigi, in Rue de Gambon, e di lì a poco a Deauville, dove reinterpretò l'abbigliamento dei marinai per regalare una nuova immagine della moda femminile, finalmente libera dai corsetti. Ormai era lanciata e restituì a Boy interamente il denaro, troppo orgogliosa per non farlo. Nella Parigi della Belle Époque tutti iniziarono a parlare di quella giovane stilista, diversa dalle altre. Ideò le scarpe bicolore per slanciare le gambe. Iniziò a indossare camelie, il suo fiore per eccellenza, e disegnò una linea di borse con l'inconfondibile catena. Creò la sua linea di bigiotteria perché i gioielli non devono dimostrare la ricchezza, ma rendere più bella ogni donna. Probabilmente Boy Cappel si ingelosì per quel successo, sempre crescente, e sposò una donna della sua stessa estrazione sociale, senza tuttavia interrompere la relazione con Coco Chanel. Lei lo amava a tal punto da accettare anche questo e non rinunciò a vederlo, fino a quando Boy morì in un terribile incidente stradale. Lei accorse, piangendo il suo amore perduto, e per mesi vestì di nero la petite robe noire, che divenne l'intramontabile per ogni occasione. Quelle cime, armonicamente intrecciate, sono il simbolo indissolubile del loro amore e non le iniziali della stilista, come creduto da molti. Seguirono altri amori, ma nel suo cuore Boy rimase l'unico. Coco Chanel ripartì con la sua immagine di donna nuova, con i tailleur, i pantaloni, i maglioni scivolati, sempre nuova e sempre se stessa. Altri dolori segnarono Coco e lei si rialzò ogni volta. Disse:
La forza si ottiene con i propri fallimenti, non con i propri successi. E ancora, se sei triste, metti un po' di rossetto e vai all'attacco. Negli anni 20 arrivò il profumo Chanel numero 5, l'intramontabile. Tramite il principe russo Dmitri Pavlovich aveva conosciuto il mastro profumiere degli zar, che al quinto tentativo aveva creato l'essenza perfetta, che sapeva di donna, perché la donna deve odorare di donna e non di rosa. Anche dopo la Seconda Guerra Mondiale Coco Chanel ripartì, quando tutti la davano per finita, e negli anni 50 travolse l'America con quello stile moderno, perché la donna deve sentirsi attiva nel proprio vestito, deve potersi rimboccare le maniche. La nostra carrellata di stelle finisce con Coco Chanel, che è partita nella Belle Époque e il suo astro continua a brillare come la voce unica e vibrante di Edith Piaf. Angelica Cirillo ci farà ascoltare Lima l'amour. Una bellissima giornata all'insegna di un'epoca storica, la Belle Époque, di figure femminili importanti che hanno attraversato quell'epoca e non solo, della musica, dell'arte, del racconto, e davvero in un contesto meraviglioso quello di Villa Faravelli, che ha un nuovo splendore da tempo attraverso il museo, il MACI, e non solo MACI, perché davvero questi spazi possono essere oggi nella dimostrazione ben utilizzati, ben occupati per eventi quasi magici, perché quello di oggi davvero è stato un evento quasi magico, con la donna al centro e attraverso tante espressioni, una donna narrata, una donna raccontata, una donna anche cantata, che è stata davvero la protagonista. Mi auguro che ci possano essere eventi e per la donna e con la donna come questi anche in futuro, ne sono sicuro che ci saranno, e anche altri tanti eventi di questo livello in questo contesto che davvero merita considerazione. Ringrazio innanzitutto la consigliera di parità per la Regione Liguria, la dottoressa Laura Moretti, per aver organizzato questa serata che, prendendo spunto dalla Belle Époque, ha innestato un discorso emozionante con letture, con musica, con canti, che hanno come tema la donna e il ruolo che ha avuto la donna nella società nostra, e che nella Belle Époque ha visto praticamente esplodere queste figure femminili portandosi verso la modernità. E è molto un fonte di grande soddisfazione per me in particolare è il fatto di aver ospitata qui nel MACI, cioè nella Villa Faravelli, dove c'è sede il Museo di Arte Contemporanea di Imperia, che è un fiore all'occhiello della città, chiaramente è un oggetto di prestigio e è un qualche cosa che
riceve sempre più valore da manifestazioni di questo genere. Noi volevamo fin dall'inizio che la Villa Faravelli diventasse non soltanto la sede del MACI, ma diventasse un centro di aggregazione di interessi culturali di varia natura, specialmente legati alla pittura, alla musica chiaramente. E quindi vedere eventi di questo genere qui non può fare altro che riempirci di soddisfazione, perché veramente vanno nel senso che noi auspicavamo per questa villa. È una villa che veramente nella città di Imperia ha un ruolo sempre maggiore e ha un'importanza culturale veramente che può solo crescere, è veramente già arrivata a livelli altissimi.